Aventore, Solutore ed Ottavio furono soldati della famosa legione Tebea che durante il massacro di Aguano tentarono la fuga. La legione Tebea di Massimiano Erculeo fu sterminata perché i soldati si rifiutarono di andare in Gallia a perseguitare i cristiani. Inseguiti, Aventore e Ottavio furono giunti a Torino e colatrocidati. Solutore, più giovane e agile, continuò a fuggire, benché ferito, e si nascose in una cava di sabbia, ma scoperto a sua volta, fu decapitato sulle rive della Dorea Riparia. Secondo la tradizione, una matrona cristiana di nome Giuliana raccolse i corpi dei martiri e li seppellì, costruendo sul sepolcro una cappella, successivamente poi convertita in basilica. Nel 1006 l'antica basilica fu rinnovata e incorporata in un monastero benedettino intitolato a San Solutore, distrutto nel 1536 dai francesi. Tutti i beni appartenuti al monastero furono donati ai gesuiti a condizione che erigessero un tempio in onore dei tre martiri per trasferirvi i loro corpi. Avvenne tutto questo il 19 gennaio del 1975, con una solenne cerimonia a cui intervennero i discendenti di Casa Savoia, l'Episcopato Piemontese e una grande folla di fedeli.